Se prima i tagli erano di fatto con soppressioni, cancellazioni, ritardi disumani, ora sono divenuti addirittura strutturali. Trenord fotografa infatti la situazione e rende definitiva la sostituzione dei treni con gli autobus a partire dai nuovi orari, quindi dal prossimo 9 dicembre. Nel mirino soprattutto i mezzi più vecchi e obsoleti, nonché le corse meno richieste, quelle dai 50 passeggeri in giù, come comunicato ufficialmente dall'amministratore delegato dell'azienda Marco Piuri, che nel corso dell'audizione tenutasi in regione, in sede di commissione territorio, ha detto di ritenere che il provvedimento riguardi 7.000 viaggiatori su 750.000, ma in cambio dovrebbe dimezzare soppressioni e disagi. Nel mirino, in particolare per quanto riguarda il nostro territorio, la linea Mantova-Cremona-Codogno. La priorità per la regione, pur a fronte di una situazione d'emergenza che costringe a delle scelte, è quella di tutelare i pendolari. Secondo l'assessore regionale ai trasporti, Claudia Maria Terzi, ai tavoli decisionali sarebbero sempre mancati, perché insufficienti, i contributi di Trenitalia e dell'RFI. Spostare su gomma il 5% dell'utenza ferroviaria non convince però l'opposizione, il PD in particolare, come annunciato dal consigliere regionale Matteo Piloni, che evidenzia come ad esserne particolarmente colpito sia il sud della Lombardia. Per questo i democratici organizzeranno martedì prossimo una mobilitazione generale in regione nel giorno della seduta in cui verranno decisi i futuri prossimi venturi delle linee ferroviarie.